posto è esattamente qua davanti. Comunque fuori si sta da Dio, cioè mi converrebbe dormire all'aperto, fa molto più caldo dentro, che si sta già avvicinando qualcuno. Io andrei, sì, thank you, andrei a provare qualcosa. Vediamo un po' cosa propone il menù. È bellino sto posto, c'è anche il lavandino per lavarsi le mani. Ok ragazzi, ho deciso cosa prendere. Daily Pizza, la pizza indiana in Sudafrica. Ho preso anche una bottiglietta d'acqua, ho speso 66 rand. Ragazzi, hanno anche il gelato, però non ho il coraggio di provarlo. Ecco qua la mia pizza di stasera, guardate che brutta che è, non è neanche tanto grande, cioè in confronto alla mia mano, però c'è su veramente un mondo di roba. Era già pronta, l'hanno soltanto messa in forno, c'è la carne di agnello, i peperoni, i pomodori, l'ananas che non c'entra niente con tutta sta roba, il formaggio e penso che ci sia anche tipo l'origano. Me l'hanno già tagliata e io la mangerei in fretta, anche perché dopo mi sa che mi conviene andare, dato che in due persone mi hanno detto di stare attento quando sono qua. Non ha senso questa pizza. L'impasto è praticamente una piadina e c'è su troppa roba, cioè troppi sapori, tutti molto blandi, che insieme, boh, mi sembra di mangiare, non ha, veramente non ha senso, sembra di mangiare una scopa. L'impasto non mi piace per niente, almeno la pizza di Domino, pur non essendo una vera pizza, cioè è buona, l'impasto è buono, soprattutto se prendi quella thin, quella sottile, però questa qua, boh, non lo so, la mangio perché mi è venuta fame. Facciamo la copertina. C'è troppa cipolla, ma poi è anche mega asciutta, cioè non riesco a capire, con tutta sta roba, i pomodori, il formaggio, come fa a essere così secca? Perché sembra bella moist, in realtà è solo uno strato di unto che c'è sopra e il resto è arido. L'ho pagata poco perché in totale ho speso tipo 4 euro e soprattutto riempie. Ma poi l'ananas non sa assolutamente niente, non è neanche dolce, è asciutto, è tipo ananas disidratato. Perché? Ma soprattutto, perché mi faccio questo? Perché mi faccio del male? Perché sono andato a prendere questa pizza? Però al locale mi piace, c'è questa zona, si chiama Eastern Food Bazaar. Hai un bel po' di scelta, costa poco, ci sono i tavolini, è pulito. Raga, mi dispiace avanzare il cibo, però scusatemi ma non ce la faccio, fa troppo schifo sta pizza. Cioè, più che altro quando mangi pezzi con la carne senti proprio masticando il rumore dei nervetti. Avete presente quando mangi magari un hamburger con la carne che non è proprio il top e dentro ci sono quei pezzettini boh, di grasso o di cartilagine, non so cos'è, becco di gallina che non li puoi masticare e ti rimangono lì che ah, che schifo. Mi viene un po' lo sbocco, mi sa che la avanzo, spero non si offendano. A parte che hanno visto tutte le facce che ho fatto mentre la mangiavo, quindi avranno capito. Mi ci vorrebbe qualcosa per buttarla giù, però in quei ristorantini lì non vendono nulla di leggero. Sono sgattaiolato via come un delinquente senza farmi notare perché boh, non volevo che vedessero che l'ho avanzata. Comunque adesso mi facevo una passeggiata giusto per boh, farvi vedere questa zona che non vi ho ancora mostrato. È dall'altra parte rispetto dove c'ho il residence e di qui penso di essere passato forse una volta, ma anche di giorno non è proprio una zona top. E infatti mi stanno seguendo.
forse sono paranoico in realtà, però sì, cioè li vedi che ti guardano, poi ti metti a camminare, ti giri e c'è lì dietro che ti seguono. Salve. E il fatto che qui non ci sia praticamente nessuno mi lascia un po' perplesso, forse sono nella zona sbagliata, almeno di là qualcuno c'era. Poi tra l'altro queste vie laterali sono aperte, ma se vai più avanti è tutto chiuso dalle transenne, cioè non proprio transenne, completamente sbarrato, tipo con delle recinzioni che non puoi neanche scavalcare se sei un atleta olimpico. E non so per quale motivo, cioè non so perché vogliono, c'è ancora quel tipo, che palle. Ricordatevi di me quando non ci sarò più, che mi avranno ammazzato. Sono rientrato perché ce l'avevo proprio attaccato, quindi sono venuto qui in modo che se ne andasse. Infatti appena visto che giravo dentro è tornato indietro. Che ansia, raga. Sulle colonne c'è anche scritto di stare attenti alle proprie cose, perché evidentemente è capitato che qualcuno venisse qua a rubare magari mentre c'è il telefono sul tavolo. Comunque c'ho la batteria quasi scarica e mi pare di capire che non è il caso di farvi vedere il resto della zona. Peccato. Domani mattina, forse, non lo so, prossimo video. Ci vediamo presto.